Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox. Sono un po' in ritardo questo mese con la Degustabox, ma perché sono stata in vacanza e quindi mi è arrivata soltanto oggi. E quindi oggi, anche se sono un pochino fuori dai tempi, voglio mostrarvi quello che c'era dentro. Apro una piccola parentesi, scusate se mi vedete con un look un pochino più selvaggio, parlo dei capelli, ma li ho appena lavati e sinceramente ho troppo caldo per utilizzare la piastra o il phon. Quindi oggi mi vedete un po' più al naturale, li lascerò asciugare all'aria e quindi sono un pochino più selvaggi. Ma non siamo qui per parlare dei miei capelli, ma della Degustabox. Per chi non sapesse che cos'è, è una scatola che vi arriva a casa una volta al mese, costa 15 euro e contiene prodotti alimentari a sorpresa, nel senso che ogni mese voi scoprirete delle cose nuove oppure dei prodotti già conosciuti, ma in ogni caso non sapete che cosa c'è dentro. Se volete provarla per il primo mese, potete avere uno sconto, vi lascio giù in info box il codice sconto e pagarla soltanto 9 euro o 9,99, non ricordo di preciso, comunque sotto i 10 euro. Io ve la consiglio perché è veramente una scatola favolosa e ogni volta il valore dei prodotti che trovate dentro supera il valore speso, quindi quello che voi troverete vale molto più di 15 euro. La scatola ce l'ho qui e andiamo subito ad aprirla insieme. Vediamo che cosa c'è dentro. Ho già tolto lo scotch per comodità. Il primo prodotto che vedo sono delle patatine al rosmarino, chips, eccole qua, queste. Queste vanno benissimo in estate, sia per un aperitivo oppure come antipastino in quelle grigliate estive tipiche appunto di questo periodo, quando c'è tutto sul tavolo, salatini, patatine, carne alla brace, tutte queste cose. Secondo me ci stanno benissimo. Io, come vi dico sempre ogni volta che trovo queste cose, non sono una persona che mangia patatine. In generale io non mangio tanto queste cose, questi snack, queste cose qua. Però credo di sapere chi potrebbe gradire una cosa del genere, quindi è un prodotto che magari vado a regalare. Poi il secondo prodotto che invece mi incuriosisce molto è il Couscous Cup. Eccolo qua. Spero lo riusciate a vedere bene. Questo in particolare ha pomodoro, basilico e origano. È già pronto, nel senso che adesso vi dico come si prepara, bisogna aggiungere solo acqua fredda o acqua calda e poi si può portare al lavoro oppure dove volete, al mare, non so. E è una cosa che mi incuriosisce perché il couscous è una di quelle cose che io non ho mai occasione di mangiare, devo dire che non lo compro, però adesso che mi è arrivato qua lo assaggio volentieri, quindi questo mi piace. Poi vedo un prodotto che non conosco, non avevo mai visto, della Nature Valley. Proteine caramello salato, è una barretta con caramello salato. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Arachidi, soia, mandorle e caramello salato. È una di quelle barrette proteiche per sportivi, credo. Comunque è una cosa che io non avevo mai visto. Non so se è un prodotto nuovo oppure se è un prodotto che magari esiste da tempo, ma sono io che non conosco. E devo dire che è una cosa particolare perché il caramello salato non riesco proprio a immaginarlo, però lo proverò perché comunque a me piacciono sia gli arachidi che le mandorle, mi piace meno il caramello, però andiamo un po' poi a vedere come sarà questa combinazione. Vedo invece una cosa che decisamente mi piace molto di più, che sono i bocconcini cuore di lamponi. I lamponi sono i miei preferiti, mi piace tutto al lampone, mi piace la marmellata al lampone, mi piace il frutto, mi piace lo yogurt al lampone, qualsiasi cosa abbia al lampone mi piace e sicuramente questi mi piaceranno. Sono di pasta sfoglia e hanno questa marmellata di lampone, credo che siano tipo dei pasticcini. Immagino siano piccolini, ora non li apro perché poi altrimenti mi rimangono aperti e seccano, però presumo che la foto più o meno corrisponda a quello che c'è all'interno. Questi devo dire che mi piacciono, la marca è Matilde Vincenzi. Poi qua c'è un preparato della marca Nonna Anita per crema pasticcera a freddo.
Credo che siano quei preparati dove si deve aggiungere solo acqua o latte. Andiamo a vedere. Sì, aggiungere acqua oppure latte. Ci sono già dentro le uova, quindi è una cosa super veloce. Soprattutto il fatto che sia freddo va benissimo per l'estate, perché non dovete cuocerla, quindi non dovete accendere il fuoco, non dovete stare lì a mescolare finché non si solidifica con il fuoco e con il vapore che sale, perché quando fa caldo comunque è una cosa fastidiosa. Quindi a freddo sicuramente è una cosa più rapida e più fresca. Poi c'è una confezione di sale iodato fino con un packaging bellissimo. Guardate il packaging, che carino. Mi piace tantissimo. Mentre vi mostravo il prodotto, stavo leggendo dietro Roma. La via Salaria unisce Roma al mare Adriatico attraversando le tortuose montagne appenniniche e deve il suo nome all'utilizzo che se ne faceva sin dall'antichità, il trasporto del sale. Quindi sì, mi piace tantissimo questo packaging, ragazzi, è una figata. Comunque il sale così fino in questa confezione è molto comodo da portarsi in viaggio. Io devo dire che quando sono a casa utilizzo il classico barattolo con il sale e poi di solito ne uso talmente poco che mi dura una vita. Però quando vado in viaggio di solito mi porto una confezione di sale così perché è più comodo e questo me lo porterò nelle mie prossime vacanze, quindi insomma lo terrò chiuso e me lo tengo per il viaggio. Poi vedo due confezioni di chewing gum Vivident Xylit, uno blu e uno verde. Non so se siano uguali o se ci sia qualche differenza, ma sono entrambi senza zucchero. Comunque sono quelli che vanno a ridurre la placca perché contengono xilitolo. Io non lo so perché comunque non sono una grande consumatrice di chewing gum, ne mangio proprio uno ogni 3 o 4 mesi, quindi non sono assolutamente una grande consumatrice, però sono comunque comodi da avere nella borsa, da avere in casa, perché non si sa mai, a volte anche semplicemente per rinfrescarsi la bocca, perché no. Poi andiamo avanti, vedo una cosa che mi incuriosisce perché ecco, questo sì che mi piace, perché abbiamo di nuovo i lamponi. Questo è un succo di frutta, no, in realtà è una bevanda dissetante al melograno e lamponi, zero zuccheri aggiunti. Eccola qua. E ci sono di nuovo i lamponi. Ragazzi, la Degustabox mi vuole bene perché mi sta mettendo delle cose con i lamponi. Questa dice: attenzione, questo prodotto è altamente dissetante. Chissà, andremo a vedere. Io assaggerò volentieri questa bevanda. Poi andiamo avanti. Vedo sempre cose dissetanti. Due bottigliette di Estate. Ah, confezionato in vetro. Interessante, molto carino. Guardate che bel packaging. La bottiglietta di vetro a me piace, piace molto. Questo è alla pesca. E questo sarà al limone, chissà, vediamo. E questo è al limone, quindi due bottigliette di vetro di Estate, uno alla pesca, uno al limone, che sicuramente in estate vanno benissimo. Anche se è poco pratico da portare in giro. Di solito io l'Estate o comunque il tè freddo me lo porto in macchina quando magari vado al mare o quando devo fare un viaggio. Invece con la bottiglietta di vetro sicuramente lo terrò a casa perché se si rompe è un disastro, quindi è meglio tenerlo in casa. Però sono comunque due bottigliette di vetro che sono carine, un bel packaging. Poi ci sono due pacchi di pasta. Allora, uno è della marca Knorr ed è Casarecce di lenticchie rosse con porcini, champignon e mandorle tritate. È un pasto bilanciato, qua c'è scritto così, spero lo vediate, eccolo qua, così. Vi faccio vedere come si presenta la confezione dietro. Quindi praticamente è una cosa, immagino, da buttare nell'acqua bollente e da cucinare così, nel senso che non si dovrebbe aggiungere altro. Vediamo se dice qualcosa. Qui parla di ingredienti per la preparazione. Sì, versa 400 ml di acqua fredda, porta a bollore, cuoci senza coperchio a fuoco basso per circa 8 minuti,
oppure in microonde a 800 watt per 9 minuti, sempre con 400 ml di acqua. Queste sono cose che a me incuriosiscono tantissimo e sono sicura che mi piacerà, perché la pasta alle lenticchie rosse che c'era in una degusta box precedente mi è piaciuta tantissimo, tanto è vero che l'ho ricomprata. Quindi sono sicura che mi piace. L'unica cosa è che essendoci porcini, champignon e mandorle, forse non è proprio adatta per il periodo estivo quando fa tanto caldo, ma magari un pochino più in là, verso settembre, ottobre, oppure in una giornata di pioggia, estiva però di pioggia, in cui l'aria è molto più fresca, perché quando fa tanto caldo secondo me queste cose sono troppo pesanti, però è una cosa comunque che gradisco. E poi ci sono delle penne biologiche 100% grano saraceno. Eccole qua, della marca Il Viaggiator Goloso, da agricoltura biologica. Anche queste devo dire che mi attirano tantissimo, anche se non so se vi ho mai detto che non mi piace la pasta. Io sono una persona che non mangia mai la pasta proprio perché non mi piace, quindi non ne faccio né una questione di linea né una questione di gonfiore, proprio non mi piace la pasta, ne ho sempre mangiata pochissima. Però devo dire che se la pasta è particolare, tipo quella alle lenticchie rosse che abbiamo trovato qua, oppure anche questa magari al grano saraceno, o la pasta integrale, oppure la pasta ripiena, ravioli, tortellini, allora sì, allora mi piace, quindi in quel caso la mangio più volentieri. Ovviamente non tutti i giorni, però è una cosa che mangio molto più volentieri. Questo lo sottolineo perché mi avete visto esultare per questi due pacchi di pasta, quando in realtà la pasta è una cosa che non mi piace. Questa però mi interessa perché è particolare, non è la classica pasta. Comunque in ogni caso il mio compagno la pasta la mangia, quindi in casa mia c'è la pasta. Scusate per il cane che abbaia, non è mio perché io non ho animali, è semplicemente il mio vicino di casa che ha deciso di fermarsi davanti alla mia porta col cane che abbaia, quindi scusate per il rumore di sottofondo. E con il sottofondo del cagnolino del mio vicino di casa che abbaia, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate qualcuno di questi prodotti, fatemi anche sapere se poi avete deciso di provare la Degustabox oppure no. Vi ricordo che trovate il codice sconto giù in info box, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.